Perché questo è un luogo del cuore, è un luogo che ti dona sempre qualcosa di prezioso, un'immagine, uno sguardo, un'emozione, una storia da raccontare al ritorno a casa. La presenza di Giorgia Meloni, primo presidente del Consiglio, a recarsi a Basovizza certamente ha fatto la differenza oggi alla Foiba. La cerimonia nel ventennale dell'istituzione del Giorno del Ricordo è stata certamente fra le più partecipate e fra le più sentite. Potremmo spingerci a dire fra le più ascoltate in un silenzio attento. Se il Premier molto ha insistito su storie esemplari, a chiarificare una volta di più la complessità di quanto accaduto, gli altri interventi hanno toccato tasti già sfiorati nel tempo e in anni più recenti. Il presidente della Lega Nazionale, Paolo Sardo Salvertini, ha ricordato la visita di Francesco Cossiga che da presidente della Repubblica davanti alla foiba di Basovizza si inginocchiò nel 1991 e che sottolineò il primo come qualcuno impedisse allora ancora di parlare delle tragedie degli istriani. Ci aveva indicato la strada per starnare gli autori, i registi della grande menzogna. L'impegno deve essere più che mai quello di proseguire in questa ricerca, questo recupero della verità, magari attivando una commissione parlamentare che faccia luce su questa grande menzogna. Dal canto suo, il sindaco di Piazza ha molto insistito sulla necessità di togliere al maresciallo Tito l'onorificenza concessagli dall'allora presidente Saragat alla fine degli anni 60. E ha chiuso il proprio intervento stigmatizzando il comportamento di alcune parti politiche contrarie alla revoca, sferzandole quasi. Dico a queste persone che le foibe e l'esodo sono una tragedia del nostro paese e non di una parte. Chiedo a queste persone di far parte di questo momento storico. Ricordo a queste persone che continuare a negare questi fatti cercando di rimuovere il ricordo di un crimine vuol dire commetterlo di nuovo. Onore ai martiri delle foibe, onore ai nostri esuli. Viva Trieste, viva l'Italia, viva la verità. Questi dunque gli aspetti più decisamente politici toccati durante la parte istituzionale della cerimonia, contrassegnata dalla messa celebrata dal vicario episcopale Marino Trevisini, laddove il presidente della regione Massimiliano Fedriga, nella parte centrale del proprio intervento, ha insistito su un altro concetto che, va detto, dovrà d'ora in poi impegnare più d'uno. Queste iniziative non servono solamente e ovviamente doverosamente per onorare chi è stato perseguitato, ucciso, chi ha dovuto lasciare la propria terra. Non viene soltanto fatte, non sono soltanto fatte per ricordare chi ha costruito questa terra con la sofferenza. Ma tutte le iniziative che vengono fatte, mi auguro vengano fatte sempre di più anche nelle scuole, sono fatte per costruire il futuro.